capire, ma si va di vigizio, e la vigiova è più a fine a capire. Pagai e tu sanet, ma se vi non va di stare, e che giuro anche grande. E me passava al sud, e devi di cicolù, e tra i più e canta il turmento, e me non le ratterrò, mi avvamo scompando il po', manca mi, ma se vi me la cresce. Davide beppa tucci, alla pecora come al lucco, e tucci chi è vicino. Con noi Daniele Fumagalli in qualità di cantautore, autore musicale con la passione per un determinato tipo di esecuzioni, la riscoperta, se così possiamo dire, anche della tradizione musicale brianzola e milanese. E allora lasciamo che sia Daniele a presentarci quella che è la sua attività. Buonasera a tutti i telespettatori di Televalassina, buonasera, grazie dell'invito. Beh, io sono sicuramente un cantautore che ha delle precise origini nella musica popolare brianzola e lombarda in generale, che ha poi riscoperto i grandi cantautori della tradizione italiana, come penso a Luigi Tenco, penso a Giorgio Gaber, penso a Nanni Svampa, penso a Iannacci o a Guccini, e poi ha deciso di scrivere pezzi suoi e di confezionarli in una particolare forma, che è quella del teatro canzone, di cui Giorgio Gaber fu del resto il principale esponente. Le mie canzoni parlano di argomenti particolari, ne parlano in modo particolare, ma tra un brano e l'altro diciamo questi brani sono intervallati da dei monologhi teatrali, da delle piccole situazioni anche di cabaret, che cercano col sorriso di far riflettere su quello che ci cerca. Passerai al mio paese, adesso spieghi in questa città, con quest'acqua che la schizza del malà. Vai con Mus, che gira se tu, e mica dentro tu, e se respira sbocco i cancerogeni. Ma questo è stato il boom, che più ne ha un profumo, te mangi tutto a te e non gli estrogeni. La classica domanda: come nasce l'ispirazione? Bah, l'ispirazione nasce camminando per strada, ascoltando i discorsi della gente e cercando di farsi delle domande su quello che ci circonda. Io ho iniziato a suonare la chitarra a 22 anni per scommessa, per così dire, all'interno del mio gruppo scout. Poi ho iniziato a scrivere canzoni mie e ovviamente quando questa passione ha cominciato a diventare un'attività, oserei dire, semi-professionale, logicamente ho studiato musica più seriamente, mi sono perfezionato nel mio stile pur da autodidatta e pian piano, diciamo, le chiamate, i concerti sono diventati sempre di più. Che qua anche il progresso la rade spa, la natura esopera, me vedrà che da me se pode mia mangia, me vedrà che da me se pode mia mangia. Ecco, abbiamo parlato della tradizione popolare, brianzola, milanese in particolare. Ecco, abbiamo tra l'altro la possibilità di ascoltare brani riguardanti la tua giovanissima carriera, ma che ha sicuramente le basi per poter svilupparsi. Ecco. Abbiamo anche parlato di quelli che sono i tuoi cantautori preferiti, no? Gaber, Iannacci, la tradizione milanese. Dove vuoi arrivare a questo punto? Ma lascio che sia il mio pubblico a portarmi dove arriverò. Diciamo che effettivamente il mio stile si richiama Nanni Svampa, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci. Certamente i tempi sono diversi, però devo dire che quello che c'è di bello nel mio teatro canzone è che è un pubblico molto affezionato, un pubblico molto presente ai miei eventi e quindi, per così dire, i successi di recente sono garantiti. Tuttavia ambisco, come sempre, a un pubblico sempre più alto. Di recente, peraltro, l'anno scorso ho portato all'Ipomo il mio primo spettacolo di sole canzoni inedite, intitolato Apertamente. Da questo spettacolo è stato tratto un DVD che proprio in questa primavera 2019, io andò a presentare in varie biblioteche, centri civici, contesti culturali, proprio per l'enorme valore che io do alla mia musica. Quindi non soltanto l'espressione musicale, ma c'è anche del teatro, della rappresentazione in quello che fai. Sì, effettivamente le mie canzoni sono proprio confezionate in questo formato un po' particolare che è quello del teatro canzone. Io mi confronto molto col mio pubblico ed è lui a determinare in realtà questa tendenza, perché ho notato che sebbene io non mi possa definire un cantante nel senso pieno del termine, ho questa grossa componente cabarettistica che piace e devo dire che incuriosisce, oltre che piacere.
Ecco, una passione musicale a 360 gradi perché hai fatto parte anche di un gruppo folcloristico. Attualmente sei maestro direttore dei Brianzoli di Ponte Lambro, quindi diciamo un'esperienza a tutto campo nonostante la giovane età. Sì, io ho 29 anni, sono nato nel 1990. Sì, diciamo che in questa carriera che dura ormai da 5 anni mi sono preso diverse soddisfazioni, però fa parte del mio carattere essere sempre un po' insoddisfatto, è il pungolo che ti spinge a migliorare da tutti i punti di vista. E allora ascoltiamo Daniele Fumagalli in alcune delle sue esecuzioni, magari vogliamo fare un'introduzione? Ma quello che penso interessi più al nostro pubblico di Televallassina è senz'altro la canzone Il Terrò, che è una canzone che parla del mio paese d'origine, cioè Vighizzolo di Cantù, e racconta come si è trasformata la Lombardia nel cosiddetto progresso negli ultimi 60 anni, negli anni del boom economico. E il fiume che passava, perché ormai non ci passa più, dal paese, racconta quello che è successo in questi anni. Quindi è Il Terrò. E allora, grazie a Daniele Fumagalli e in bocca al lupo. Grazie mille a voi. E se la lungia che la si va di Vighizzo, andavi giove più a fine a capire. Pagai e tu sanet, la se vedo un bando sta, e che giuro anche grande. Me passava al sud, con le 25 luci, tra i più e canto il turmento, e me non ne la terrò, mi ha fatto scolpare il po', manca mi, ma se mi me la cresce. E Davide me fa duci, alla pecora come al duc, e tu ci chierisci così. E l'acqua mia l'era vera, sostanza della terra, e l'era qui se buona, a mo' del vino. Capitici muovi, e se rifera in vista, e se rigiuro anche a fisicista, a se rimila colonna sonora, con la varianza della flora, la sera d'anni, che la dava giù a Battista. E un dia perché son mia, e a taga la spaldà, e a comincia a sparirti ci me pra. La gesia dell'Immacolata, la Madonna non sfratata, per passo il condominio e devo spiare. Si cambia a me la via, e fa la periferia, e l'acqua mia la comincia a maras, ma che mi trovi nella merda dell'industria del progresso se ne va, e adesso sono un cesso, e un pila di ingegner, per via di un certo pec, per muovere il cacciazzo a fai con me, che ti ha per miseri, che meglio bagna al bec, e anche burbi anche la via è qui. E vista a me di più, mi ricce non puoi vedere, a farlo sarà non tra le classe A, a serie l'aria al mio paese, adesso spieghi in questa città, con quest'acqua che la scuzza del malà. Hai concluso, che gira se tu, e minca dentro tu, e se respira sbocco in calcio oggi di. Ma questo è stato il punto, che più ne compro più, te mangi tu il patè e non gli estrogeni. Mi senti più un profumo, mi senti più un tour, e ormai un po' di più c'è un asterro. Sei giù in orma qui in Campurella e dice che la città è bella, e te anche il top te prale pondanto. E allora tu sei su qua, o te smetti le scur, ma mi dizzo interessa più di sé. La cavante la belè, ora quel so che è, e di me cane ormai si pure più. Ma invidi gli altri più, per la rivoluzione, e segui te, amica, vos vedè, che qua anche il progresso la radesfa, la natura è sopra. Mi vedrà che da me se pode mia mangia. Mi vedrà che da me se pode mia mangia.